Amici appassionati di moto, ancora nell'officino di Ruggero che scappa, mi scappa, appena mi c'è da fare, c'è da fare. Se lo so, no, deve andare a mangiare dalla mamma, sto scherzando. Ruggero, è importante questo messaggio perché se dovete fare la manutenzione alla vostra moto, questa è la bottega, posso dire bottega, bottega è Puoi il top chiamarla secondo bottega, me, quello che... sì. la bottega di Ruggero per restauri e manutenzione, ma perché adesso è il momento giusto, Rugge? Perché adesso abbiamo un pochino più di tempo, ok? Perché noi abbiamo riscontrato, mi sono fatto un esame di coscienza e dico dove pecco? Pecco nell'attesa delle manutenzioni appena parte la stagione, no? Qui, perché chi esce il sole, tirano fuori la moto dal garage e la vogliono subito. E purtroppo, anche se siamo qua in forza, ho qui tre dipendenti, ho due, qui due dipendenti come tre. La richiesta è veramente tanta e alcuni devono aspettare anche 10 giorni, ma 10 giorni sono tanti quando c'è il sole e stai ritirando fuori la moto da lungo periodo Però invernale. vedi, Ruggero, tu dici giustamente, vorrei poterli accontentare prima, però non è colpa tua, cioè siamo No, anche perché noi che arriviamo sotto, tiriamo il tempo e finché poi non c'è più, non possiamo dare a te il tempo necessario sì, per darci la moto velocemente. perché Qui siamo comunque forse più noi che dobbiamo muoverci e lo adesso. so, però uno non ci pensa, è cambiato anche un pochino la clientela, è cambiato anche un filo il modo di ragionare. Torno a ribadire, ci vuole il tempo e noi il tempo ce lo mettiamo anche durante la stagione, non che in No, chiaro, stagione chiaro, chiaro. noi dedichiamo il tempo necessario, ma È bene che... appunto per dedicare il tempo necessario si crea fila, si crea tempi di attesa un po' più lunghi L'affluenza è maggiore. per l'affluenza è E tu a maggiore. questo proposito hai studiato anche una Io ho formula, studiato no? per incentivare i pigri, ma se ci penso dopo Distratti, arrivo, sì, i dopo lo faccio, distratti. marzo. Ok, noi abbiamo pensato dal 15 di gennaio al 15 di marzo di proporre Formula. questa formula, bravo, del 15% di sconto su tutti quelli che sono i materiali che vengono impiegati nella manutenzione, quindi olio, filtri olio, trasmissioni moto, trasmissioni scooter, impianti frenanti, tutto quello che è la manutenzione. Tengo a ribadire tutto quello che è la manutenzione perché non riusciamo a mantenere e non possiamo mantenere il 15% su una moto che ha fatto una scivolata. Ok, quindi se noi dobbiamo andare a comprare un ricambio originale, una carena piuttosto che un manubrio, piuttosto che, non riusciamo noi a mantenere quello. Quindi noi lo facciamo solo esclusivamente questo Sull'operazione di intervento qui manutenzione. su gli interventi di manutenzione ordinario e straordinario. Ok. Questo 15% il cliente può decidere se prenderlo subito con lo sconto in fattura, quindi viene a pagare il conto e lui vede subito nella sua fattura il 15% di sconto su tutti I i materiali materiali che utilizzati. abbiamo parlato adesso. Oppure può mantenere uno sconto per un treno gomme durante la stagione, quindi un 15% su un treno gomme, lo può sfruttare, non abbiamo messo troppi vincoli per dare un po' più la libertà, Uno decide, so che devo fare, devo cambiare le gomme, magari me lo utilizzo su me lo quello. tengo per dopo, Certo. ok? E come ultimo, perché qui soprattutto qui nella provincia, tanti sospendono l'assicurazione, quindi vorrebbero aderire a questa promozione qui e dicono però come facciamo a portarti la moto? Quindi noi abbiamo un carrattrezzi abilitato, quindi un carrattrezzi viene, ti recupera la moto, te la può anche riportare, ok? Noi abbiamo fatto questo accordo con questo signore qui, con questa compagnia qui di carrattrezzi, nel mio circondario, quindi nei paesi limitrofi qui da me, l'operazione costerebbe 100 euro. Se noi da queste 100 euro andiamo a toglierci il 15%, siamo intorno alle 80. 80-85 euro di recupero, che comunque 80 euro è un servizio che noi diamo, quindi vuol dire che noi veniamo a casa tua, ti prendiamo la moto, la portiamo qua, Carichiamo, la porti facciamo qua. tutta la manutenzione e te la riportiamo pronta a casa. Quindi quando tu dovrai solo riattivare l'assicurazione, non ti rimane che prendere la moto e Accendi e iniziare vai. e usarla. Sì, sappiamo La noi che... promozione No, è di quando dobbiamo spostare la moto sappiamo che è un casino, perché questo servizio è un servizio Poi importante. magari qualcuno ce l'ha già, Vabbè, la tiene certo. assicurata tutto l'anno, può Non c'è usufruire problema, dello sconto certo. in fattura o piuttosto. Cioè, questi sono, è il pensiero che ho avuto io,
per incentivare un attimino gli utenti a avere qui la moto. Stai dicendo la promozione, poi ti ho bloccato io involontariamente. La promozione scade il 15 di marzo, quindi dal 15 di gennaio al 15 di marzo, perché si presume che poi a marzo il tempo sia già bello. Magari inizia poi, anche un po' prima. Magari cioè, inizia anche un po' prima, però insomma ci siamo presi questo lasso di tempo qui. I nostri lavori, come vedi, stanno comunque andando avanti. Dai, fammi, scusa, poi ti lascio andare, così. Perché questo... Questa qui ve l'avevo fatta vedere tanti diverso tempo fa, ma abbiamo già dato un bel... l'abbiamo quasi riassemblata tutta, abbiamo già rismontato tutto il motore, stiamo aspettando alcuni particolari che abbiamo trovato da ripristinare tutto il motore. Questa è una? Questa è una Bianchi 500M, tre marce, anni 40. Stupenda, qui dietro vedo quella RD della mia vita, l'RD 3,5. Che adesso ho finito, stavo finendo, poi mi ha interrotto, gli stiamo ripristinando il quadro strumentazione. Qua. Che bello. 27, hai visto quanti chilometri? 27.000 chilometri. Stupendo. E lì invece questo qui è un Touareg Rally? Questo è un Touareg Rally. Ma è di un ragazzino o di un vecchio tipo me che c'ha la passione? Una volta era un ragazzino. Dai, anche lui è uno tipo me. Alla mia età. E questa qui l'ha ritrovata. Se l'è presa? Se l'è presa. Adesso siamo in fase di ragionamento se fare un restauro conservativo, quindi rimetterla in funzione di tutto quello che manca e comunque rimetterla in funzione, o fare un restauro... nuovo. Riportarla nuovo. Come esempio questo KTM, questo qui è un KTM, questo telaio arancione qui. Questo era troppo conciata, questo è un KTM 250 GS del 78, lo abbiamo smontato a pezzi, quindi è stato riverniciato tutto il telaio, zincare tutti i bulloni, gli stiamo chiudendo il motore perché abbiamo revisionato anche tutto il motore, che qui lo stanno richiudendo, è qua, quindi il motore è stato aperto tutto, lavato, sabbiato, riverniciato, cuscinetti nuovi, imbiellaggio nuovo. Bellissimo. Questi sono i lavori che facciamo noi interni. Certo. D'inverno. Questo è un bel 125 motore Honda, NS 125F. E dov'è la moto? La moto, il telaio in verniciatura, questo è un altro restauro. Dove la farai vedere prossimamente? Prossimamente ve la anche farò vedere. Anche questa di uno, diciamo, sbarbatello di 50 anni? Sì, più o meno. Che ce l'aveva. E vedi, è così, è sono così. Tutte, tirano la nostalgia. È così. Ed è bello che sia così, perché sì. Manteniamo vivi i nostri ricordi. Allora, ragazzi, l'ultima moto vi faccio vedere. Questa qui è la mia moto. Che non so se ve l'avevo fatta vedere che l'avevo comprata, che anche questa qui è tutta smontata. La Mito? No! Ti stai facendo anche questa? Sì, questa è per me, questa è mia personale. Questa è una Eddie Lawson, nella prima versione, con i cerchi... E qua cosa fai? La fai restauro totale, cioè la porti nuova? Sì, beh, la carenatura, sì, le carenature le porto tutte nuove. Perché si sfoglia tutta la vernice, la moto tutto sommato non è brutta in sé, quindi gli rifaccio quello che è tutta la riverniciatura, gli revisiono il motore, non so se la smonto tutta perché la moto comunque è stata abbandonata, perché al contachilometri marca solo 8.000 km e quindi non la smonterò proprio a telaio così, perché comunque non è un intervento così drastico. E però, questo sono tutti i nostri lavori che noi facciamo di inverno. Nel periodo invernale. Vi ribadisco invece la promozione, il 15% sul materiale. Su tutto il materiale, olio, filtri olio, trasmissione, candele, tutto quello che è il materiale per fare la manutenzione, per fare il tagliando. Voglio ricordare a tutti che il tagliando è importante, perché possiamo evitare delle rotture, quindi rinfrescando e mettendogli dentro comunque un olio nuovo, possiamo evitare di rimanere a piedi per magari anche solo, fare l'esempio più banale, una fascetta di un manicotto dell'acqua, che nel tempo, il caldo, il freddo, si è allentato un po' perché ha ceduto un po' il manicotto,
e se uno non le guarda durante la manutenzione, durante un'ispezione, voglio ricordare che la manutenzione non è sempre il solito classico olio e filtro olio, è una manutenzione dove noi la moto la controlliamo tutta. Certo. E stringere una fascetta che ci vuole 30 secondi può salvarti da, può salvarti da una domenica che sei rimasto in montagna con la moto che perde acqua. Con un danno. Con un danno, magari un danno anche peggiore. Esatto. E comunque noi, tramite Autodata, il portale che vi dicevo Autodata, riusciamo ad avere i dati ufficiali della casa madre, quindi se dovessimo parlare di Yamaha, Honda, Ducati, loro ci danno, c'è una tabella prestabilita e dice ok, la moto ha 36 mesi, 40.000 km, devi fare una serie di controlli, che quindi la manutenzione, l'olio delle forcelle, l'olio dei freni, perché comunque è importante, cioè è molto articolata. Lo scrivi in completo un controllo totale. Sì, perlomeno noi quando escono di qui l'abbiamo controllata tutta, certo. Anche fagli una diagnosi è importante, adesso rilevare un errore, tutte cose che noi possiamo prevenire. Possiamo prevenire e gestire nel momento in officina, in modo da dare il più possibile la tranquillità al cliente di usare la sua moto e di non avere nessun tipo di inconveniente. Giusto. Esce l'inconveniente, ma perché doveva uscire, vabbè, si non te la sei andata a cercare, però per superficialità rimanere a piedi ti rovini una domenica. Assolutamente, o ti rovini sì. Una vacanza. È il portafoglio, ti rovini. È il portafoglio. Benissimo, Ruggero, grazie mille. Da 15 grazie gennaio, 15 marzo, sconto da Ruggero Moto. Chiamate questo signore, vi risponde lui personalmente. Organizzatevi, se avete bisogno il recupero della vostra moto, ve la manda a prendere, ok? E ve la riporta. Ciao Ruggero, alla prossima. Ciao a tutti, di nuovo.